Ridatemi una mano da avere ciò che era mio, iscrizione al canale gratis, soprattutto non sottovalutiamo mai la campanellina, soprattutto per questo canale che non ha orari e che, eh, e che insomma entra in azione quando è possibile. qui non è che ci sono programmi registrati settimanali, qui quando abbiamo tempo facciamo due chiacchiere volentieri con voi. Quando ho tempo io, ovviamente io mi diverto con voi, voi vi divertite con me. Non vogliamo soldi, non vogliamo abbonamenti, non vogliamo merende pagate, non vogliamo nulla. Ci basta un'iscrizione, che basta fare un clic e la campanellina. Qualora poi dopo non eh, ci fosse l'iscrizione da parte vostra, va bene, uguale perché comunque. Per quello che riguarda me, siccome decido io, io parlo volentierissimo con tutti, rispondo sempre volentieri a tutti perché per me interagire con i tifosi dell'Inter è un piacere e mi fa divertire. Quindi, motivo per cui eh, ci sono determinate cose su YouTube che io non capisco, soprattutto a chi, soprattutto, chi chiede soldi abbonati e poi vi dice. Vi Danno 60 versioni, ovvero sia che ehm, poi dopo veniamo a inzaghi di Bala e, e, e Correa. Eh. Soprattutto a chi vi dice dovete stare attenti che la glass trust hanno chiesto: non esiste, che la Poi dopo esiste, poi dopo sì, è vero, esiste. Poi dopo c'è la terza versione dove vi dicono che la glass trust non ha pegno fino ad Hong Kong. Poi dopo ti dicono sì è vero scusa, ci eravamo sbagliati per la quarta volta la Glass Trust a pegno fino a Hong Kong concludendo questa figura di cacca colossale che faranno con la quinta versione su Glass Trust mentre la nostra è sempre la stessa da mesi dicendoti che Glass Trust ha il pegno fino a Hong Kong per controllare Op3. noi vi dimostreremo che la Glass Trust con Op3 non c'entra nulla dove vi andrete a nascondere dopo? Dove? <ride> Abbiamo sofferto un po' perché quando poi alla fine ti esponi, quando ti esponi, è normale tu sia, che tu sia sottoposto poi dopo no, a critiche. Mi è dispiaciuto soprattutto per Lucrezia Capuano, che io non ho il piacere, eh, non ho il piacere di conoscere, e anche lei ha appena paventato che. Comunque, io mi ricordo, lei è su YouTube da molto più di me, qualche suo video ogni tanto lo guardo. Lei ha delle conoscenze. Appena si è permessa di dire, Guarda, una vocina mi dice potrebbero essere gli arabi, anche lei è stata insultata. E quindi, io ho tantissima solidarietà per Lucrezia Capuano perché insultare poi una signora pesantemente in quella maniera perché ci sono questi fomentatori di odio che. Da un anno tutte le mattine fanno video di 30 minuti dove 25 sono di insulti. Poi, dopo questi sono i risultati. E I risultati purtroppo sono questi. Poi, dopo le cinque versioni, mi devi seguire bene, però concentrati perché è importante quello che ti sto dicendo. Dopo le cinque versioni. Su Glass Trust dopo Zang, raddoppia e questa è la comunicazione a pagamento. Eh? Questa è questa comunicazione a pagamento e anche lì lo fa di mestiere. Dopo che Zang raddoppiava e non vendeva, Zang vende poi dopo la terza versione che Zang vende. La ah, scusami, dopo che Zang non vendeva, c'è stata, diciamo, l'opzione Zang cerca soci di minoranza. Ce n'era solo uno e lo diceva, ovviamente lascia perdere i giapponesi. Soci di minoranza, con una, una società che ha 700 milioni di debiti soci di minoranza, e pensa che il cervello bisogna avere solo per pensarlo una roba del genere, con le quote impegno da Glass Trust per il 99.6%. Quindi dopo che aveva raddoppiato, cercava soci di minoranza, poi dopo soci di minoranza, quando era rimasto l'unico a dire che cercava soci. Si è dovuto accodare a tutti gli altri che, che, che Tutti gli altri stavano dicendo una cosa normalissima, come fa a cercare un socio di minoranza Zang? Ma siamo matti. Quindi, dopo, vendeva: sì, è vero, vende, ma vende agli americani perché noi, diciamo arabi, no? Vende agli americani. Aspetta, non è finita qui. Un scellino mentre facevo colazione mattina mi sono svegliato un po' più tardi ma ha detto che ora attenzione Zang non è più in America perché sta vendendo agli americani ma potrebbe valutare un'offerta non degli americani si stanno avvicinando no 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 questa gente che ha dei soldi non è più credibile, non è più credibile, non è più credibile. Ora te continui con gli americani, perché rimarrai l'unico anche a dire che arrivano gli americani. Te ora prendi e continui, offendi pure quanto ti pare, tanto c'è già chi ha, preso, eh, chi, chi ha preso le contromisure per le offese di anni e anni e anni. Ora te continui, ma qualche altro tuo amico rimasto ancora non ha capito che la guerra è finita. Ora te continui a dire che l'Inter verrà acquisita dagli americani. Non vale non ricominciare a prepararti terreno Zanga in America, ma può valutare può arrivare anche un'offerta non degli americani. No no no, 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 no. Continua con gli americani perché poi noi faremo una serie su questa roba qua. Divertiti pure gli ultimi giorni. Vai tranquillo, ci faremo una serie tv su questa cosa qua noi, di tutte le figure di merda che hai fatto, di tutte le offese che ci sono state dette, diffamazioni, sono anche qua diffamazioni, non andare di qua, non andare di là, non fare questo, non fare quell'altro, Min minacce per email, non ci sono problemi. Ora te continui con gli americani fino in fondo, sprofonderai te con gli americani, ho anche perché nessun fondo speculativo americano si immaginerebbe mai di prendere l'Inter, perché loro, come diceva anche il Presidente, devono performare per i propri investitori. Qual è quel fondo speculativo americano che arriva e compra l'Inter? Ti hanno offerto 800 milioni due anni fa per l'Inter. I, I fondi, questi americani, 800 milioni due anni fa. Un miliardo e due non te lo dà nessun americano. Non te lo dava nessun americano. Amazon ho sentito dire ama, ma chi è Amazon? Ma Amazon. <ride> ma perché non fate i nomi? Ho, ho, ho letto su su twitter eh, Amazon. Ma questa gente parla di americani sul web e chiede soldi. Fate i nomi di questi americani, perché io me li voglio segnare. Fate i nomi di questi americani qua. Fammi i nomi di questi americani. Anche gli arabi gli danno un hanno dato un miliardo e due? Perché non è che hanno soldi da buttare. Loro hanno delle capacità illimitate, oltre ai rapporti che ci sono tra i due paesi. Vi ricordo che per l'Aranco il primo cliente è la Cina e non entriamo poi nei soliti discorsi sono già stati fatti rifatti e rifatti loro poi questi 2-3, 400 milioni di più rispetto al valore che gli darebbe un americano li possono dare perché gli serve per lo sbarco in occidente per, è un'operazione un simile a quella che fece il cinese quando disse a Sala che aveva comprato l'Inter per un'operazione di marketing quindi loro, questi 300-400 milioni in più, oltre la potenza limitata che hanno, gli servono anche per un investimento della de 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 loro tappa verso l'Occidente. e Poi loro sappiamo tutti che compreranno la città di Milano, che comunque si vogliono avvicinare al nostro paese e via discorrendo. Vedi quello sta succedendo, no? Gli articoli su calcio e finanza, Piffo vuole comprare quello, PIF vuole comprare quell'altro e chissà come mai. Fammi i nomi degli americani, non scappare, no, fare retromarce. in a no, hai detto che era in America per vendere agli americani. Non vale, state attenti. Voi che regalate i soldi a questa gente, almeno state attenti a quello che vi dicono. Hanno cambiato cinque versioni su Glass Trust, ora stanno cambiando le versioni su Zang. non vende, raddoppia, triplica, cerca soci di minoranza. Vende agli americani. E stamattina non è detto che siano americani attenzione attenzione a questi ciarlatani attenzione attenzione e questa la chiudiamo qua non esistono americani sono i sauditi che hanno preso prendono l'inter ci sono solo ed esclusivamente loro e per questi cialtroni che dicono che Ora c'è il, pe il pegno a Hong Kong. Capito? Quando io gli ho fatto capire contro 100 euro si poteva vedere. Ora sì, sì, no, è vero, c'è. In effetti, però, il pegno a Hong Kong ce l'hanno per controllare. Che poi bastava leggere una cosina una uscita una comunicazione dell'Inter sei mesi fa, otto mesi fa, per capire che non è vera questa cosa che dicono Ma noi la dimostreremo. E poi li mandiamo tutti a fare altre ferie questi qua che, che dicono americani o glass Trust e quant'altro poi la gazzetta dello sport io vi, vi devo dire la verità a, a, a te ti capita no, che ti succede una cosa e ti sdegni, a me è uguale ma, so, ma nel calcio ho maggior ragione io ho detto io ho sperato fino all'ultima ora che arrivasse Di Bala per la mia visione calcistica Di Bala all'Inter Sarebbe stato se non il giocatore più forte quasi. Anche perché ha dribbling, ha senso del gol, assist, punta esterna, finto 9, seconda punta, punizioni, rigori, Non ce l'hai un giocatore così. Te non ce l'hai un giocatore Medibala. Salta le partite. Perché Correa e salta. Correa cosa fa? vogliamo parlare di Correa 40 gol in 10 anni ma di cosa vogliamo ragionare la gazzetta dello sport dice che Inzaghi si è messo di traverso perché qualcuno gli ha consigliato no, guarda Di Bala ha dei problemi fisici infatti lui capito con Correa con Correa Inzaghi si sente tranquillo a livello fisico capito? che se mette in moto la Vespa con la pedalina si strappa Correa di Bala si sente tranquillo, eh, scusami, eh, Inzaghi si sente tranquillo. Quindi a quanto pare, purtroppo, che, eh, la, la, la cosa sembrava una novella invece l'è vera. Inzaghi ha voluto tenere Correa che comunque forse qualcuno ci, ci poteva comprare e io te lo ripeto, se Correa fa una stagione, questo te l'ho detto a inizio mercato, eh. se Correa fa una stagione come quella dell'anno scorso, segnatela questa osa. ma non perché ho la palla di ristallo perché è una cosa scontata se Correa ripete le performance dell'anno scorso l'argentino fa la fine di Joao Mario fa il giro delle sette chiese in prestito con mezzo ingaggio che paghi te perché nessuno ha Correa da 4 milioni e ti va via a parametro zero e questa è la fine scontata di Correa secondo me quindi Inzaghi ha preferito non lo so se ha voluto difendere il suo investimento la sua parola spesa Inzaghi ha preferito Correa a Dybala, quindi oh, dimmelo te dimmelo te io se è stato dissi, se è vero e Inzaghi ha preferito Correa a Dybala con me Inzaghi ha chiuso, mi dispiace ragazzi, a me Inzaghi non ho perso fiducia a questa alleanza un pezzo fiducia e, è un insulto al calcio preferire Correa di Bala per come la vedo io. Quindi è una roba scritta da un giornale importante, potrebbe essere una diffamazione, potrebbero essere quelle no? qualora avessero detto una baggianata. Vediamo se qualcuno dice no, non è vero che noi abbiamo preferito Correa di Bala. Poi scommette nessuno dirà nulla, perché è la verità. Da qui, capisci, la mentalità di un allenatore perdente. Preferire un giocatore come Correa di Bala e vuol dire come preferire, eh, con tutto il rispetto di Barbara D'Urso, che comunque è sempre una bella donna, è come preferire Barbara D'Urso a Belen, è la stessa NTA, cosa, mi capisci? E questo? Me, livello alcistio, perché per come vedo il calcio io, questa cosa mi ha sdegnato totalmente perché poi ti ritrovi che... Dai via Sanchez, dai via Perisic. Non perdi solo personalità, lascia perdere la continuità di Sanchez a livello fisico, ma perdi personalità e tecnica. Gente salta l'uomo, gente dà del tuo al pallone, gente che accetta l'uno contro uno, non ce l'hai più. Hai la possibilità di sbolognare i ballerino. Cosa fai? Ti metti di traverso perché vuoi tenere il ballerino e non prendi di bala, che di bala sarebbe stato oro colato perché delle partite tipo Lecce delle partite tipo Torino cioè questa ormai è una squadra e per come la vedo io a livello tecnico altre sono più forti l'anno scorso questa a livello tecnico si è impoverita e per vincere le partite o alzi i ritmi oppure non le vinci perché non hai tecnica non hai gente che salta l'uomo compreso questo 3-5-2 del cavolo che un allenatore di eccellenza sa che se fai 3-5-2 deve avere due esterni e salta all'uomo, altrimenti che senso ha questo 3-5-2? Ti vanno via due che, gli unici due che accettano l'uno contro uno e salta all'uomo e che creano superiorità numerica, hai la possibilità, sicuramente grazie anche all'amicizia di Marotta, di portare di bala, ti metti di traverso per tenere Correa. Mi dispiace Zavino, ma allora è tutte le meriti che è successo. Gli insuccessi te li meriti perché quando poi, ricordati una cosa, caro Inzaghi, quando offendi il calcio, il calcio se la prende a male. Oltre al fatto che nel calcio non esiste riconoscenza. Quindi ad oggi ti ritrovi o ad andare a mille, una squadra che comunque, vabbè, preparazione totalmente sbagliata, secondo me cosa hanno fatto loro? Come tutti gli anni, lo staff di Inzaghi, cosa che dissi appena arrivò Inzaghi: attenzione allo staff, perché le squadre di Inzaghino a febbraio scoppiano e poi risalgono dopo due mesi. A te, allenando una grande squadra, non ti puoi permettere mai due mesi di blackout. Vedi, queste cose un parrucca non succedevano, per esempio. Hanno cambiato preparazione e hanno fatto più danni della grandine perché cammina in capo <ride> Marotta che sta cercando un altro preparatore, cioè preferisci di bala a Correa. Dove vuoi andare, Zaghin, così? come fai a preferire Correa a di bala? Purtroppo sembra vera questa cosa qua. Quindi ad oggi, contro le, soprattutto contro le squadre che si chiudono. O alzi i ritmi a 2000, devi avere la condizione per farlo, e ad oggi non ce l'hai. Se no, le partite non le vinci perché tecnicamente sei scarso, non c'è nessuno che salta l'uomo, compresi quelli sulle fasce. Almeno che okay, non tiri Lukaku all'uscido, gli fai perdere 10 kg perché io non lo vedo tirato Lukaku come quando c'era Pintus e Parrucca, ragazzi. Eh. Io, bisogna. Vedo la maglia parecchio gonfia. Quindi, o riprendi o lo tiri all'uscido, Lukaku, abbassi il baricentro e gli dai un po' più campo a Lukaku e giochi un po un po di più su di lui mi faceva parrucca o altrimenti io quest'anno la vedo bigia e per come vedo il calcio io opinabile preferire preferire correa a Dybala è un insulto al calcio ciao inter